Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Bentornati in questo nuovo episodio della seconda serie di Farming Simulator 2013. Come vedete ragazzi, quando inizio questo episodio mi viene spontaneo di dire bentornati. In quell'altro invece benvenuti, non so come mai. Però così per oh, gallina non uscire, non uscire. Dai dentro. Ah, non esce, che brava la gallina. Che brava! Ciao! Allora, in questo episodio, ragazzi, io direi di fare qualcosina. Qualcosina piccolina. Allora. Ole! Pene, ragazzi, pene. Allora. Dove cacchio sono rimasto? Oh my god! Guardate che burdel! Ma dove cacchio ero rimasto? Ah, allora, qua avevo finito, ragazzi, se vi ricordate, no? Ok. Quindi io direi, innanzitutto, di andare a... ad inaugurare l'altro campo, che sarà un macello della Madonna, perché è tutto storto. Però, poi è anche molto più grosso. Quindi andiamo ad inaugurare l'altro campo. Poi, ovviamente, qua... compreremo un'altra mititrebbia. Qua non c'è il problema dell'altra mappa. Qua posso comprare una mititrebbia e usarla... per tutti i campi, perché comunque sono tutti i campi vicini. Quindi appena avremo i soldi aumenteremo la mititrebbia, la grandezza della mititrebbia, quindi. E poi la mititrebbia, l'altra mititrebbia la venderò senza problemi, o comunque la metteremo magari tanto per... ah, anche questo fa le balle, ragazzi, quindi avremo un sacco di balle. Ok ragazzi, sono i miei. Ok. Allora, guardate quante balle avremo. Ok, giù. Bene. Ora andiamo a scaricare il carico lì. Vado a venderlo, ragazzi, ovviamente. Perché voglio prendere, se riusciamo, quello per raccogliere le balle. Perché poi mi avete detto che le balle si vendono al biogas. Questo ovviamente lo sapevo, perché anche nella prima mappa si vende. Però il problema è: dov'è il biogas? Boh. Quindi dovremo cercarlo, anche se ci siamo già passati mille volte davanti. Però tutto vuoto, ok. Però non mi ricordo più. Quindi vediamo, andiamo a vendere questo piccolo carico, anche se non so se riusciremo subito ad arrivare ai soldi. Aspettate che guardo l'ora, ragazzi, perché qua mi dimentico. Ok. Non so se riusciremo ad arrivare, però comunque venderemo anche un po' di quell'altro, comunque tanto ne abbiamo un po'. E qua dove cacchio si viene? Azzo. Se lo vendessimo qua, ragazzi, tanto è già qua, vediamo, va. Vediamo, olè. 11.000, ora non mi ricordo sinceramente quanto costa. Minchia, i gatti neri, è invaso dai gatti neri questa mappa. Mannaggia. Non mi ricordo quanto costa, mi pare 18.000, però non sono sicuro. Qua dentro dovrebbero esserci le pecore, penso, però non ho capito perché ci sono i cani. Va. Ok, quindi adesso direi di raccogliere tutte le balle. Ah, vaffanculo, dov'è? Pensavo se fosse in... Perché sei ingrassata? Ma allora, 8 giorni per girarti, ci pieghi? Vabbè, spengiamo. Ok ragazzi, quindi direi innanzitutto di aspettare. Guarda che figata, ma cosa serve? Boh. Che finisca lì. Poi direi di andare subito a vedere quanto possa costare. Allora, aspettate un secondo che cerchiamo. La cerchiamo. Che cazzo è? Ah, eccola qua. Ok, balle loader 9.000, quindi compriamola. Olè. Ottimamente ottimo. Tanto sto dissanguando dal dito, ma non è vero, perché stavo scherzando.
Ok, ovviamente useremo questo trattore per tutte e due, perché tanto si usa una volta alla volta. Quindi direi innanzitutto di finire magari di raccogliere. Oh no, no, beh, sono già un bel po'. Allora, innanzitutto portiamo questa via. Scegliamo una bella zona, ragazzi, eh. Vediamo un po'. Dove possiamo scaricarla? Magari qua dentro, perché qua dentro dovrebbe essere la zona delle balle. Sì, però dopo non esco più da lì. Oppure, no, meglio di no. La metto qua dentro, ragazzi, che ne dite? Perché poi mi dimentico sicuramente. Oh my god, ma qua dentro che cacchio ci starà? Le pecore. Scarichiamola qui, ragazzi, sperando di ricordarci. E andiamo a prendere l'altro carro. Merda, merda! Che cacchio di forza c'ha sto qua? Ah, poi se qualcuno mi sa dire che rumore inquietante è questo, mi farebbe grande piacere. Che sembrano mosche o mucche strangolate, o non lo so. Tanto, oh, imponente. Oddio, oddio, oddio. Oh my god. Ok, e abbiamo anche questo nuovo attrezzo, ragazzi. Vabbè, sperando che non sia facile da usare, perché vediamo, eh. Carichiamo e andiamo. Oh, sembra un, sembra tipo quei carri dove trasportano i carceri, i carcerati. Cioè, boh, fa paura, è proprio inquietante sta roba. Ci passa? Alright. Ok, quindi cominciamo a raccogliere, così vediamo un po' anche come funziona. E poi andiamo subito a venderle, vedere anche un po'. Però, vabbè, tastero, posizione operativa. Ah, quindi è simile a quella. Oddio. Ma perché si girano così? Ok. E come cacchio si fa? Ah, ma sale da solo, aspettate. Oh, oddio. Oddio! No, ma che. Oh, ma che figo! Allora, scarica balla, beh, non mi interessa. Vedete, guardate, lo succhia. Fa. Vai. Sale. E poi. Plot, e cade. Eh? Ma che figata è? Bella, bella. Bella questo attrezzino qua, ragazzi, eh. No. Oddio! Oddio! Ah, però. Ah, minchia, però devo andare piano, sennò si sbranda tutto. Vabbè, lasciate stare i miei termini strani che a volte mi escono, ma. La Madonna, l'ha lanciato. Ma poi, come cacchio si farà a scaricare se sono tutte così strane? Guarda, oh, viene lanciato di netto. Prevedo un disastro assurdo. Nello scaricamento, eh. Non so come mai, ma prevedono un disastro. Allora, io direi di scaricarle tutti, scusate, di caricarle tutte, tanto non penso di arrivare al 100%. Ah, ma li prende anche più di una volta. No, scherzavo, ragazzi, scherzavo. Le prende, sì, le prende, però non subito. Guardate qua, oddio. Ragazzi, ho paura. Vedete? Ora vedete, prende quasi subito. Guarda, op! Op! Oddio, oddio, no, 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 piano, piano. Ok, ne mancano ancora un bel po', ragazzi. Però devo dire che la cosa bella è che li prende più facilmente di quell'altra. Quindi se ci sono per esempio due ravvicinate le puoi prendere subito. Però guardate, sono tutte messe male, come cazzo farò? Svolta, ma mi sa che ho fatto un. Me ne pentirò di questa scelta, di questo acquisto. Mi sa di sì. Cioè, dopo un acquisto azzeccato nella prima serie,
della Meditrebbia, qua sarà veramente un acquisto pentito. Mi sono uscite, mannaggia. Merda. Oddio, ma perché si incorga così, impenna così, ma perché? Mannaggia. Piano, piano, ci siamo quasi, ragazzi. Piano, piano, perché se mi riescono sono nella merda più totale. Le prendete tutte, ragazzi, mi sa di sì. Piano, piano, girarti. Piano, olè. Allora, mancano solo queste, mi pare. E poi sarà l'ora della verità. Se si scarica o sarà un macello sull'assurdo. Lì ha finito? No, quasi. Ok. Bene, ragazzi, quindi direi di andare a trovare il... Oddio, ho paura, ragazzi. Come cazzo faccio ad uscire da qua? Oh, merda secca! Perché escono? Nah! Ce la farò più... Ce la farò, ragazzi, no, no, no. Stiamo calmi, eh. Stiamo calmi perché qua veramente ho fatto per me un macello. Allora, l'ho prese tutte, ok. Giù, 1, 2 e 3. Piano, piano, siamo arrivati quasi. Piano, dove cazzo sarà la... il biogas? Dove sarà? Devo andare così, cioè devo schiacciare. Non posso tenere premuto l'acceleratore, se no mi esplode tutto. Guardate. Non arriverò più, non arriverò più. Non so come mai prevedevo un disastro! Non so come mai ma prevedevo un disastro così. Ah, oh, mannaggia. Ah, c'è retromarcia! E l'altra, ah, eccola lì. Ragazzi, come faccio? Un aiutino? No. Come faccio, ragazzi? Come faccio? C'ho già la mano in cancrena, mi fa un male assurdo perché non posso tenere premuto. Devo continuare a picchiettare. Mannaggia, poi non si muove questo picchietto. Se sentite rumore in sottofondo è la mia tastiera, eh. Dai, vai, merda, vai. Oddio, oddio, oddio. Dove cacchio vado? Ma ce la farò a farla entro stasera o proprio no? Che stasera devo uscire con la mia ragazza e andare a mangiare fuori. E se non mi sveglio, starò qua fino alle 9 a fare, perché già sono partito male, perché non... il computer mi stava esplodendo. Ho già sprecato un'ora. Poi qua ci impiegherò altre 3 ore per andare a portare questo, ma mi sa che ho fatto veramente una cagata a comprarlo. Perché se devo andare così piano, ragazzi... Merda, 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 piano, piano, estremamente piano. Con calma, ci siamo ragazzi, ci siamo. Ok, prima fase superata. Ora, seconda fase, trovare il biogas. Merda, via, merda, merda. Mannaggia. Comunque siamo al 50%. Quindi ci stanno dentro circa 50 balle, non male. No, 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 ho preso il semaforo in pieno. Però penso che valgano di meno perché sono più piccole. Dove sarà il biogas? Dove sarà il biogas? Dove sarà il biogas? Mi sembra... Ma mi sembra un funerale. Sono andato... Un pallone! Sono andato troppo piano. Mi sembra di seguire il caro funebre, perché... Dove sarà il biogas? Ah, forse da davanti. Forse, aspettate... Scusi, biogas? Grazie, mi ha indicato là, quindi ci fidiamo, penso di no, secondo me mi porterà in un luogo buio dove mi stupreranno.
però andiamo lo stesso al costo di vendere queste balle, perché mi sono già stufato. Cos'è quella cuccia? È una cuccia per cani quella lì. Sarà questo il biogas, ragazzi? No, piano piano. Piano, ragazzi. Questa è un'officina. Peccato che non si possono imparare le macchine. Piano, ragazzi, piano. Non è questo. Non è questo. Questo qua ci sono i... No, non so che cazzo siano. Dove sto andando, ragazzi? Dove sto andando? Mi sa che ho sbagliato strada. Mi sa che devo andare giù, eh. Oh my god. Spostiamo da qua, va. Oddio. Cioè, questo qua è tipo un biogas, però non è un biogas. Piano, piano, piano. Piano, ragazzo, piano, ragazzo, ci siamo quasi. Ora non mi ricordo se è quello lì o quello sopra. Merda. Ah no, ma non ce ne stanno 50. Cioè, è possibile? Ero 25 e ne sono scesi 5. Ragazzi, come farò? Ole! Oddio, piano. Cioè, perché l'unico modo è questo, perché comunque qualche soldo, ragazzo, qualche soldo comunque te lo fai. Perché sprecare le balle, come abbiamo fatto nella prima serie, un po' mi dispiace. Però se devo soffrire così, come cazzo faccio? Vai. Dov'è il biogas? Dov'è? Eccolo lì, ragazzi, lo vediamo in lontananza. Spero che sia quello, però... Mannaggia, via! Però mi sa di sì. Infatti lì c'è anche quello per scaricare. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta forse. Però adesso il problema è non so da che parte si scarica, se da davanti o da dietro. Ragazzi, prevedo un disastro uno dietro l'altro qua. Comunque, il biogas è questo, che è anche piccolino. Però è questo, perché vedo anche quello lì dove si vende le balle. Quindi... Damn! Mi è pure impazzito il mouse. Ok, eccoci qua, ragazzi. Qua è dove si vendono le balle. Poi questo qua lo lascerei qua, lo metterei dentro lì, va? Tanto per... Ora, ragazzi, non so se si vende, da... Cioè, per così. Per così o da dietro. Però proviamoci. Ok, oh, non mi entrare. Ok, quindi olè, ragazzi, sì, così che si apre. Olè! Grande! E no. Stop assort. Stop un loading, olè. E posizione di trasporto. Olè! Grandi, ragazzi, siamo riusciti. Ci siamo altamente riusciti. Quindi ora mettiamo dentro lì, così almeno faccio un po' più di education, che poi mi serve per la prossima volta per raccogliere le balle, però. Oh no, queste cose lo porto di là, va, perché se devo farò ogni volta avanti e indietro. Tanto devo già andare, quindi. Apriti si sesamo, olè. Oh, vedi, senza balle come si può andare veloce, ragazzi. Che fatica. Devo dire che da quando ho iniziato questa serie non c'è mai un episodio tranquillo, perché in ogni episodio c'è sempre un problema. Per episodio non sapevo dove erano le mucche.
No, non sapevo come si faceva a raccogliere come si chiama? Le colture. Nel secondo episodio non sapevo come si faceva da mangiare alle galline. Nel terzo episodio non sapevo da dove si dava l'acqua alle mucche. Cioè, sempre un problem al giorno. Oggi è un caso della Madonna portare sta roba qui, che ora la scarico qua e non la utilizzerò. Cioè, ma mi chiedo io, ho finito il video, devo proprio prendere l'unico palo che c'è in questa mappa. E non lo utilizzerò per i prossimi 20 anni. Cioè, ma non entra neanche. Ragazzi. No, che cazzo sto facendo? Fa culo! Basta, basta, mi sono stufato. Mi sono stufato. Solo perché sono educato, non chiudo il video, sennò lo chiuderei così. Vai. Vai, vai, vai. Butta giù! Ole! Ok. Sennò rimaniamo incastrato lì, ragazzi. Poi anche in ogni video, alla fine, mi incastro sempre. Cioè, sarà una coincidenza, ma beh. Allora, lo giriamo e lo portiamo in cascina, ragazzi, va. No, no, no! Ma perché non frena? Perché? Oh, mamma mia, ragazzi, ma che cazzo sta succedendo? Ragazzi! Ma culo. Basta. Mi sono stufato. Succede sempre qualcosa, oh. Dico di frenare e non frena. Allora, svuotiamo questa, poi guardate quante balle posso ancora, devo ancora prendere. Cioè, un casino assurdo. Ok. E ovviamente, intanto che scarica, devo andare a salvare. Io dico di frenare, questo qua si inchioda contro. Ragazzi, che palle. Guardate. Porca di quella loggia. Fa culo. Cioè, guardate come spacca questo trattore. Oh, non riesco più ad uscire. È stato fatto male sta cosa. Ole. Esci, 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 esci. Ole. E mi incastro. E mi incastro. Esci, esci. Ole. Oh, mamma mia. Non so se ridere o piangere o picchiare qualcosa. Spaccare tutto. Ole! Mamma mia che curvozza! Spegni. Ma mi sta pure cadendo il mouse da solo, cioè qua ci sono pure i fantasmi. Basta allora! Oh, ci saremmo riusciti. Alleluia, ragazzi, non ci credevo più. Ok, io direi di portarlo, di lasciarlo qua dentro, ragazzi, va. Tanto quello delle balle lo lascio dentro lì. Anzi, magari lo metterò anche nel prossimo episodio qua. Vediamo. Ma questo qua lo mettiamo qua. Anzi, andremo. Anzi, vado a prenderlo adesso, va. Tanto, da quanto ho capito, le balle sono tutte concentrate qua, quindi. Olè. Poi non lo so, eh. O comunque, a parte il fatto che più avanti comprerò quella vera, perché questa qua fa veramente cagare. Quindi poi magari questa qua la tengo tanto per bellezza, per avere almeno tutti gli attrezzi possibili, immaginari. Però non la utilizzerò più perché fa veramente schifo. Lo stesso sta roba, perché fa delle balle mini che. Boh.
Che ci stanno anche sul palmo della mano tra me, sono piccoli. Dai, dai però! Dai, esci! Oh, mi sono rotto il cacchio, eh! Non so se o mi sta prendendo per il culo il trattore o è handicappato di suo. Dai, esci! Sono entrato! E perché non esci? Cioè, mi continua ad incastrare questo episodio, olle! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Peggio che partorire! Ce l'ho fatta! Ce l'ho estremamente fatta! Olè, che trattore di pupù! Per non dire di merda, perché non voglio essere volgare, eh! Mai essere volgare! Mo' come cacchio! Ah, ok. No, di. Olè! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ok ragazzi, dopo anni e anni e anni che ce l'avevamo fatta, noi ce l'abbiamo fatta. Quindi, da qua che cosa si fa? Ah, dove si vendono le pecore qua? C'è disegnata la pecora. Penso di sì, poi vedremo. Ah sì, perché vicino alle pecore, quindi forse sì. Vabbè, comunque lo scopriremo solo vivendo. Quindi da Simulator è tutto. Spero vi sia piaciuto il video, spero vi piaccia la serie. La serie, sono veramente morto in questo episodio perché ogni episodio mi devo sempre incastrare, boh. Quindi mettete un mi piace solo perché sto morendo, solo per quello, non per altro. Quindi, da. No, ovviamente scherzo, Da Simulator tutto. Che cacchio è? Ci sentiamo nel prossimo video, nel prossimo episodio. Ciao a tutti!